E siamo online, vediamo se tutti i sistemi sono attivi. Facebook, cosa mi sta dicendo? Facebook non mi sta dicendo assolutamente niente, come al solito, peraltro. Ok, sembra che siamo, pare che siamo online, sembra, anche da Bene. YouTube arrivi. Facebook, cosa mi stai Ecco, dicendo? perfetto, Non bravo, mi tu sta continua a dicendo. parlare, parlo a me stesso. Allora, bentornati. Buongiorno al mondo. Grazie, grazie, grazie. 22ª, credo, puntata del format Taglia Musica. Io sono Edmondo e oggi abbiamo, ecco, ci siamo già bloccati. No, dovrebbe andare. No, 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 no. No, no, no. E oggi abbiamo con noi ospite un'altra pianista, in realtà la quarta della nostra serie, che è Giusy Caruso. No, vedo che però siamo un attimo in frizza. Un secondo che si stabilizza La connessione. la connessione, sì, si è stabilizzata, perfetto. Quindi dicevo, abbiamo con noi Giusy Caruso, è la quarta pianista, in realtà è il quarto appuntamento con una pianista consecutivo. Abbiamo iniziato con Luca Chierici, abbiamo proseguito con Luca Ciammarughi, poi abbiamo fatto Daniele Adornetto settimana scorsa, abbiamo incontrato, non abbiamo fatto, scusa Daniele. Abbiamo incontrato Daniele Adornetto settimana scorsa e finalmente abbiamo anche Giusy Caruso. Giusy Caruso, che io conosco da un paio d'anni ormai, ha fatto con me un progetto discografico dedicato questa volta alla musica contemporanea, un monografico dedicato a un compositore italiano molto noto nell'ambiente, che è appunto Davide Anzaghi. Non era un monografico omnicomprensivo, se non ricordo male, era anzi una scelta delle composizioni più importanti degli ultimi 20-25 anni della sua Sì. attività di musica pianistica. Lui ne ha scritto ovviamente molto, molto di più rispetto a quello che sta in un disco. E oggi si parlerà di tantissime, tantissime, tantissime cose, tra cui non soltanto musica contemporanea, non soltanto Davide Anzaghi, ma anche, diciamo, una serie di interessanti esperimenti. Ecco perché il titolo del pianoforte è al contrario, poi Sì. capirete nel corso della puntata perché. Vedo intanto che ci stanno raggiungendo un po' di persone, che vi ringrazio. E prima di iniziare, ricordo che potete intervenire assolutamente in diretta attraverso la chat di YouTube e attraverso la chat di Facebook. La chat di Facebook non compare qua, ma compare direttamente su Facebook. Vedo che è entrato anche Vito Di Bonugno, che saluto. E quindi, se avete delle domande, volete fare dei commenti, siete assolutamente benvenuti. E se vi piacciono i contenuti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina della nostra canale Da Vinci. Allora, veniamo a noi. Giusy, tanto grazie che sei con noi. Grazie a te per avermi ospitato. Scusa questo lungo prologo, più lungo del solito, No. peraltro. Allora, io lascio all'inizio, se vuoi, una presentazione al mio ospite. Se vuoi parlare tu, vuoi dirci qualcosa di te, poi in realtà interverrò anch'io e completerò in alcune informazioni Sì. che in realtà mi riguardano. Prego. Bene, io vorrei presentare a questo punto, siamo partiti dal disco di Davide Anzaghi, quindi questa collaborazione con il compositore milanese. Abbiamo selezionato una serie di opere che vanno dagli anni 70 fino agli ultimi, l'ultima che mi ha dedicato anche sonora del 2014 e poi Rondò della notte del 2016. Il primo brano invece è Ritrografia del 1972 e in questo percorso dagli anni 70 fino ai giorni Mi nostri, raccomando, chi ci ascolta, prendete appunti perché io mi sono già perso nonostante l'abbia pubblicato. Sì, Davide Anzaghi si presenta con il suo linguaggio inizialmente un po' rarefatto nella ritrografia. Poi negli anni in avanti invece mette a punto questo codice pitagorico per cui applica agli intervalli le aumentazioni e diminuzioni che solitamente si usano per il ritmo. E quindi la sua forma di scrittura è molto matematica, in alcuni punti con degli intervalli molto larghi, quindi un approccio pianistico, tecnico molto importante e molto difficile a volte, anche come per esempio nell'altro brano Tinum, che fa parte sempre di questa collezione che abbiamo Lo conosco bene. inciso.
Però scusa se ti interrompo, perché in realtà se no partiamo in medias res sul disco di Anzaghi, chi ci sta ascoltando che non conosce il disco rischia di perdersi un attimo. Tu sei già entrata nelle fasi della tecnica compositiva del nostro Anzaghi, del nostro Davide, che se ci segue peraltro salutiamo. E, no, in realtà volevo fare un marcio indietro, io volevo proprio partire da te, in realtà volevo partire da te come pianista, non il disco, poi ci arriviamo, anche perché prima di arrivare a Davide Anzachi ce ne sono altri di dischi di cui abbiamo bisogno di parlare, e sono altri anche gli autori, anche per capire il tuo percorso, come sei arrivato, e poi parliamo anche di quello che succederà, spero in un Nel futuro a disco breve di termine. Anzai, Nel verde, sì, no, certo. ma anche in futuro. Quindi no, vorrei proprio partire da te, cioè il fatto che diciamo non sei una pianista che si dedica al repertorio standard, e poi lo faremo anche vedere, non sei neanche una pianista che si dedica in alcuni casi al pianoforte nella sua forma standard. Quindi volevo un attimo capire qual era, perché avevi avuto questo, qual è l'esigenza di questo approccio. Certo, io nasco come pianista classica, quindi con repertorio di conservatorio regolare, però poi a un certo punto nella mia storia approccio alla musica contemporanea al Conservatorio di Rotterdam, dove sono stata insomma, ho preso un master in pianoforte solistico e poi sono stata inserita anche in un progetto di ricerca artistica, perché io oltre che essere pianista sono anche ricercatore nelle arti. E da lì è Ricercatore nata su che questa. argomento? Qual è il tuo campo? Sì, io ho terminato appunto il PhD nel 2018 che è l'Università di Ghent in Belgio, perché io risiedo a Bruxelles, quindi Università e Conservatorio di Ghent, e mi sono specializzata in musica contemporanea proprio perché per questa mia curiosità di sviscerare anche il linguaggio nostro e di appropriarmi del linguaggio nostro contemporaneo. Per cui ho iniziato una serie di collaborazioni con diversi compositori, sono partita comunque da compositori diciamo contemporaneo che poi appartiene in realtà al Novecento storico, ma stiamo parlando di contemporaneità è legata, dobbiamo definirlo un po' questo termine contemporaneo che è legato alla musica del presente, alla musica dei nostri giorni, non più al Novecento storico. C'è il musicologo Renzo Cresti che ha dedicato due grandi volumi alla musica del Novecento con Ragione e Sentimenti e invece l'altro volume la musica del presente, i compositori dei giorni nostri. Io ho iniziato con Oliver Sì, Messiaen. il secondo volume io conosco parecchi nomi al suo interno e conosco parecchie persone che quel libro l'avrebbero preso e fatto volare dalla finestra. Invece altri che dicono: "Che bello, mi ha inserito!" Beh, Sono siccome tutti lei, come, felicissimi sicuramente per sono due questa grandi cosa. compendi che insomma Sono due sintetizzano grandi tutto quanto e compendi. Del zappa primo potrei essere d'accordo, del secondo sarei un po' più critico sul qua. senso del fare questo compendio oggi, ma poi e magari ne riusciamo arriviamo a parlare. Tu prima hai parlato per appropriarsi del linguaggio contemporaneo, cioè l'hai usato al Contemporaneo. singolare. E mi interesserebbe capire questo, in che senso linguaggio? Perché una delle cose che la contemporaneità proprio non ha è la singolarità di un singolo linguaggio. Tu potevi dirlo nel 600 che c'era un linguaggio, con vari distinguo ovviamente, potevi dirlo nel 700, già nell'800 non si può quasi più dire, nel 900 direi che noi assistiamo in tutta, non solo nella colta, ma nel jazz, nel rock, nel pop, nell'hip hop, in qualsiasi genere affrontiamo una divisione, una frammentazione continua dei linguaggi, delle forme, delle strutture. Quindi volevo capire un attimo questa tua frase, l'appropriazione del linguaggio, perché l'hai usata al singolare? L'ho usata al singolare perché linguaggio colto contemporaneo, perché poi aggiungiamo il termine colto tra virgolette nel senso che appartiene all'accademia, quindi al modo di scrivere dei compositori che si formano all'interno dei conservatori, quindi in questo senso c'è il linguaggio musicale colto della contemporaneità, quindi in questo senso. Poi ovviamente i linguaggi contemporanei sono tanti della musica perché abbiamo il pop, il jazz, l'improvvisazione, la fusion, la musica elettronica. Quindi hai ben sottolineato il fatto che la contemporaneità, la musica contemporanea raccoglie diversi linguaggi. Io diciamo mi sono specializzata sul linguaggio colto contemporaneo, quindi collaborando con una serie di compositori che provengono diciamo, dall'Accademia, quindi dai conservatori, e Certo. hanno seguito questa linea del linguaggio musicale colto, anche se ormai questo
cioè più che altro dobbiamo prendere questo questa aggettivazione non perché si trova al di sopra degli altri generi, ma perché è un altro genere, per cui parliamo di diversi linguaggi. Sì, infatti una delle cose che purtroppo oggi c'è una brutta tendenza è dire io faccio musica contemporanea e uno dice classica, o classica è un termine che a me piace poco, peraltro è sempre piaciuto poco, però diciamo colta in generale, e automaticamente una persona che non è di quel settore o altro si sente come messo, come se la persona che stesse parlando si stesse mettendo sul piedistallo, cosa che peraltro... Sì. Non c'è nulla di più distante proprio dall'essere messo a piedistallo nella musica colta stessa, nella musica contemporanea sì. colta, credo che anche tu ce lo puoi confermare, c'è sì. anche qui una completa deframmentazione costante dei linguaggi, delle forme, delle sonorità. Ecco, adesso vedo anch'io, sto frizzando, sto diventando Enrico Ghezzi senza volerlo, mi sto ghettizzando. Quindi diciamo che il linguaggio a cui tu poi ti riferisci credo sia anche alcune forme dell'avanguardia del Novecento, esatto, comunque l'avanguardia esatto. del 2000, perché poi anche nell'ambito colto ci sono molti ritorni al passato, ci sono le revisioni del presente, c'è una voglia, ci sono molte esperienze, penso anche alla musica acusmatica, che è una musica fondamentalmente senza interprete, o meglio sì, ha un interprete ma non è esattamente quello che si mette, lo strumento, l'acusmonium non è proprio lo strumento come lo intendiamo noi oggi, certo. Quindi cioè, ci sono veramente tantissime distinguo che si dovrebbero fare. Quello che a me sembra, poi anche di vedere in base al tuo percorso, che il tuo lavoro è stato soprattutto rivolto, il tuo interesse è stato soprattutto rivolto nell'ambito dell'avanguardia sia storica che del Novecento, sia dell'avanguardia che ancora porta avanti. Domanda orrenda, una domanda veramente orrenda. Quali sono secondo te, visto che hai anche un dottorato in questo, quali sono secondo te le principali conquiste che la musica d'avanguardia ha svolto negli ultimi 10 anni? Allora, sicuramente la conquista di aver portato fuori una ricerca sul timbro e sul suono. Tu parli appunto di musica acusmatica, ma anche sugli strumenti acustici è stata fatta una grande ricerca sotto questo punto di vista. Per cui non soltanto si parte con Schoenberg, con la scuola di Drathmart, nel momento in cui si va oltre la tonalità, quindi si parla di atonalità, di dodecafonismo, però a un certo punto poi ci si sofferma proprio a come si può andare oltre il suono dello strumento, e quindi si arriva quasi ad un approccio fisico con lo strumento. Io ti parlo per esempio del pianoforte, con la tecnica estesa nelle corde, con ad esempio il discorso della... Tu parli nella cordiera. Nella cordiera, sì. Si parte con John Cage, quindi con le sonate interludi, o che nel momento in cui il pianoforte viene preparato con dei chiodi, proprio per arrivare ad avere un timbro diverso, quindi questa ricerca sul suono, sul timbro. Il pianoforte che viene enfatizzato dal punto di vista percussivo, come strumento percussivo in realtà, più che come strumento solamente melodico. E poi ad esempio abbiamo Cowell con Aeolian Harp, quest'altro brano del 1923, in cui vengono lo strumento, il pianoforte viene utilizzato come un'arpa eoliana, per cui si suona all'interno della cordiera, e c'è quest'altro tipo di ricerca timbrica. Quindi andando avanti... Io parlo proprio degli ultimi 10 anni, proprio volevo però partire un po' dalla storia per far capire poi oggi a cosa si è arrivato. Quindi ci sono queste tendenze nella ricerca timbrica sullo strumento, anche sulla corporeità dello strumento. Quindi in questi ultimi 10 anni sono state riprese a livello timbrico questo tipo di approcci, e sono stati poi sviluppati in un linguaggio che a volte è diventato anche rarefatto, per far venire fuori ad esempio il contrasto tra silenzio e suono nel minimalismo, per esempio, oppure c'è questo ritorno alla matematica con una scrittura invece molto più densa nel caso di appunto di Davide Anzaghi.
oppure la semplice melodia come Arvo Pärt, quindi arriviamo proprio ad una astrazione pura con poche note che riescono però a comunicarci qualcosa di... quindi non abbiamo bisogno di grandi melodie, ma di piccole note che nella loro astrattezza, nella loro rarefattezza però hanno la possibilità di comunicare. C'è un testo che si è uscito da poco di Maurizio Colasanti, La musica è sfinita. Ne abbiamo discusso proprio qui a Bruxelles durante la sua, durante la sua presentazione del libro, dove appunto fa un po' il resoconto dell'ultimo decennio, di come la musica si stia trasformando e sia anche influenzata poi da tutto ciò che arriva dall'esterno, dall'esterno anche da altri mondi, quindi il globalismo, eccetera. E io dissi al maestro, ma dovremmo dire la musica è sfinita col punto interrogativo, nel senso che direzione sta andando, verso che direzione sta andando il linguaggio dell'ultimo decennio, perché appunto c'è una influenza di diverse, una mescolanza di ritorni al passato, quindi qualcuno che risente un po' di voler riprendere il vecchio discorso romantico, post-romantico, moderno, oppure di chi vuole assorbire ciò che arriva anche dalle altre culture, questo ad esempio nel caso dell'opera di cui mi sono, la seconda opera importante di cui mi sono occupata recentemente, che sono questi 72 studi carnatici del compositore francese Jacques Charpentier, che è stato allievo di Olivier Messiaen, e lui si è per un periodo vissuto anche in India, e c'è un ritorno però proprio alla volontà di riscoprire gli altri sistemi musicali, proprio perché il sistema occidentale perde un po' di priorità, nel senso che si sono scoperti poi anche con gli studi di etnomusicologia che in realtà la musica delle altre nazioni, quindi delle altre popolazioni non occidentali, non è una musica che non abbia una forte teoria, perché inizialmente si pensava fosse basata sull'improvvisazione di musiche popolari, quindi molto legata alla tradizione popolare. Invece, per esempio, la teoria della musica indiana è molto densa, presenta un sistema di ragas, di melodie, un sistema di talas, un sistema ritmico. Tra l'altro ci sono due diverse tradizioni musicali, quella del nord, industana, quella del sud, che è la carnatica, con dei sistemi diversi di classificazione proprio sia di scale che di ritmi, quindi non è un qualcosa che non è segnato sulla carta, perché appunto c'è questa tradizione della musica che avviene, però c'è una classificazione. Attenzione, che la musica asiatica, e questo te lo dico da etnomusicologo, musica in Asia avviene, in realtà ha delle segnature su carta, sono molto meno precise appunto. Precise rispetto a quelle occidentali, ma sono molto, comunque sono molto definite, sono estremamente intelligibili. In Giappone quasi tutta la musica è scritta, in realtà, esiste. La tradizione orale serve per capire come leggere la musica che è scritta, quindi è uno strano connubio, ma non esiste la sola tradizione orale. E questo anche nella musica indiana. Qualche anno, due anni fa, pubblicai un disco molto bello dedicato ai raga, era con uno dei più importanti sitaristi indiani, che era Rafik Khan, della famiglia Khan, che ha tutta una traduzione di musicisti e sitaristi che va indietro credo di 6 generazioni, e lui poi venne qua in Giappone, che presentò questo disco perché era in collaborazione con l'ambasciata indiana e anche con altre realtà tra India e Giappone di quel momento. E li chiese, lui mi diceva che in realtà i raga sono lunghissimi, possono anche durare 8 ore, un raga può anche durare 8 ore, è praticamente quasi una preghiera da certi punti di vista, però è scritto fondamentalmente, ma quello che tu hai scritto, se non hai la tradizione orale, non sai leggerlo. E mi ricordo peraltro un bellissimo scritto di Zeami che nel Fushikaden, che adesso non mi ricordo in italiano come viene tradotto, comunque il fiore del teatro no, credo che sia stato tradotto da Leff in questa maniera, comunque Fushikaden ha un significato un po' diverso, lui a un certo punto scrive parlando del teatro giapponese, questo teatro del nobiliare del 4-500, a un certo punto scrive: per maggiori delucidazioni si rimanda alla tradizione orale.
Che perché è bellissimo, tutto perché è il contrario alla... di quello che si fa in Occidente. Sì, perché è legato alla prassi esecutiva, alla prassi esecutiva, no? È legato a quello, esatto. Sì, che è un po' quello che stiamo facendo adesso con la ricerca artistica, per ritornare anche al discorso mio personale del percorso che sto portando avanti. La ricerca artistica ha proprio questa finalità di rivalutare la musica e l'analisi sulla musica non soltanto dal punto di vista musicologico, quindi sul testo, ma legato proprio nel mentre si fa, quindi alla prassi, che non ne viene soltanto informata quindi dalla teoria, dall'analisi, quindi dalla storia della musica, ma la prassi diventa analitica, cioè diventa un modo per arrivare ad avere le competenze anche di scoprire delle cose mentre le si fa, per cui la prassi esecutiva diventa un momento sia di applicazione della teoria, però anche di ritorno analitica, perché di ritorno si hanno una serie di informazioni che sicuramente di esperienze che non si possono avere soltanto a livello teorico e che poi concettualizzate diventa una forma di ricerca. Quindi questo è un po' il discorso sulla la ricerca sulle arti performative, per cui è importantissimo il discorso sulla prassi che dicevi tu, anche nella musica indiana tutto avviene nel momento della performance, quindi nel momento dell'esecuzione, però con una base scritta in realtà di melodie, quindi di ragas o di talas, quindi di strutture indiane che vengono utilizzate e poi sviluppate all'interno della performance stessa. Quindi, però ecco, ritornando al discorso di Charpentier, per esempio, ci sono proprio delle traduzioni, delle trascrizioni in linguaggio occidentale di queste 72 scale carnatiche che appartengono quindi all'India del Sud. Charpentier quindi riprende queste 72 scale e compone su ogni scala uno studio, da cui 72 studi della durata di 3 ore. Io ho avuto questa collaborazione quindi con il compositore, ho eseguito tutte e 72 le composizioni con una registrazione live nel 2016 a Carcassonne, all'auditorium del conservatorio, con il compositore presente. Però per approcciare allo studio di questi 72 studi carnatici di Charpentier, non soltanto l'ho analizzati dal punto di vista teorico, ma mi sono rifatta proprio alla prassi esecutiva indiana. Quindi ho collaborato con un cantante Sandeep Kalatimekat, un cantante indiano, e anche dei percussionisti che mi hanno aiutato proprio nel capire come la ritmica poteva essere inserita anche nel linguaggio occidentale. Quindi Carlo Strazzante qui a Bruxelles, e poi anche Francesco Magarò a Cosenza, e Andrei Tanzu in Russia, perché poi questo progetto di collaborazione sulla musica indiana e sugli studi di Charpentier sono diventati proprio il progetto Reorient, che è uno dei progetti che ho portato in giro in collaborazione con diversi musicisti di cui ho fatto i nomi, che mi hanno supportato proprio in questa idea di fusione tra l'Oriente e l'Occidente, in una performance in cui il pianoforte diventa anche lo strumento percussivo insieme alle altre percussioni indiane. Questo progetto Reorient è stato poi eseguito anche in Russia, e abbiamo vinto anche con Francesco Magro e Andrei Tanzu un premio per il Festival Crossover, quindi il premio. Sei stata in India? Sei stata anche in India? Mi piacerebbe, non sono stata in India, però ho iniziato una serie di collaborazioni. Attualmente ho anche conosciuto un famosissimo maestro, oddio il nome, Sandeep Bai. Insomma, quindi non sono stata, però mi piacerebbe al più presto poter andare, sperando adesso in questo momento di pandemia sarà un po' difficile. Sì, adesso non è esattamente il momento. Ne parleremo più in là. Asia, in particolare in zone come India, Cina, Vietnam e anche Giappone per certi aspetti, seppure è un po' più particolare. No, in realtà ti porto una riflessione che parte, inizia in realtà in quello che hai appena detto, è una riflessione che poi in realtà porta una domanda. La riflessione è una riflessione doppia, in realtà, che si basa su un pensiero doppio. Il fatto che una volta, parlando con Fabio Vacchi, che venne a fare una conferenza
quando studiavo all'università, alla Statale di Milano, studiavo musicologia, lui disse una cosa che trovai interessante. La parola avanguardia è di origine militare, ovviamente, e presuppone che è un corpo che va avanti, appunto un'avanguardia, che va avanti, sì, smina il terreno, scopre le vedette, capisce come si muovono i nemici, in questo caso nemici non ce ne sono ovviamente, comunque che va avanti e poi viene raggiunta da tutto l'intero corpo dell'esercito e superata. Questa è una riflessione interessante da una parte. La seconda riflessione che mi porta alla domanda, che si lega a questa però, è che molto spesso la musica d'avanguardia del Novecento, di tutto il Novecento, compreso quello fino anche di questi primi vent'anni del 2000, in realtà si è per certi aspetti, mia impressione, parificata a quella che è la ricerca pura in ambito scientifico. Questa è una mia impressione, non so se poi tu sei d'accordo su questa cosa. Penso anche a molte sperimentazioni di Stockhausen, quindi dove il pubblico, che era l'originario fruitore di quest'arte, è diventato fondamentalmente in alcuni casi meramente accessorio. E, perché molte delle sperimentazioni che tu hai detto che si fanno sul timbro, penso anche al ritorno anche alla musica acusmatica, non sono a volte spesso pensate per il pubblico in sé per sé, comunque per l'ascolto, ma sono pensate proprio per la sperimentazione e appunto per questa cosa di avanguardia. La domanda a questo punto è: ma prima o poi le retrovie arrivano? Sì. Allora, sul fatto del pubblico, ecco, questa è un'altra problematica di cui si sta discutendo tantissimo in questo periodo, cioè la valenza, l'artista si deve esprimere attraverso la propria arte, quindi far venire fuori le proprie opere secondo questo processo di andare avanti o di creare in funzione del pubblico. Questa è un po' la problematica, quindi questa in che modo coinvolgere... Ecco, come coinvolgere il pubblico. Questa è una problematica tutta novecentesca, perché uno dell'Ottocento, esatto, non avrebbe mai avuto dubbi su come rispondete a questa domanda. Ma io credo che anche i compositori dell'Ottocento poi alla fine comunque componevano, perché quello era il linguaggio dell'epoca, per loro, loro andavano avanti in quella direzione, per cui un trillo Franz Liszt lo fa diventare il cinguettio di un, certo, quindi vedi come il suono diventa simbolico, quindi il trillo, che nel classicismo è la chiusa di una cadenza, con Franz Liszt diventa il cinguettio di un uccello nel, per esempio, Saint François, che è la predicazione des oiseaux, quindi anche non voglio loro... citare Mahler, con i suoni di natura, sì. Lupupa nella terza sinfonia, ce ne sarebbe appunto. Quindi io credo che questo spirito, le catalogue des oiseaux, cioè nel senso che questo spirito di ricerca lo hanno avuto tutti gli artisti, solo che nell'Ottocento non c'era comunque la diffusione radiofonica, non c'era la diffusione delle televisioni, quindi questo bombardamento di diversi, come dicevi tu, diversi linguaggi che arrivano da diversi generi, quindi si era un po' rinchiusi nella dimensione del salotto, nella dimensione del concerto, nella dimensione dell'opera, per cui i librettisti e gli operisti, sì, è vero, scrivevano anche in funzione di ciò che doveva essere poi programmato nelle sale. Oggi la situazione è molto più allargata, nel senso che i compositori penso si sentano un po' più liberi anche di andare avanti verso l'ignoto, perché poi la musica contemporanea, cioè la contemporaneità, è legata un po' al discorso dell'utopia anche, no? Di queste terre sconosciute, no? Quindi nel momento in cui non si sa dove si va, a qualcosa che sta al di là della storicità, quindi andare sempre avanti. Però, come diceva Proust, l'arte al momento è proprio ciò che fissa la storia, quindi è ciò che ferma la storia, quindi è un andare avanti ed essere fissata nell'arte, quindi magari gli ascoltatori del futuro riusciranno maggiormente a cogliere questa astrattezza e questa ricerca appunto sul timbro, che porta effettivamente ad un linguaggio un po' più rarefatto. Questa adesso, è la problematica. Attenzione, sì, che lo diceva anche Schoenberg e la sua... E diciamo, sì, che quello che era la sua idea, cioè io spero in un futuro
mi ricordo la frase che, aspetta, che diceva, sogno un futuro in cui gli uomini canticchieranno melodie dodecafoniche. Ma Mai perché no? avvenuto. Ma mai Mai avvenuto, non è avvenuto. avvenuto. Non è avvenuto in 100 anni, non ne avverrà in 200, non avverrà in 300, non avverrà in 400, perché in Sì, ma realtà il poi. pubblico è comunque curioso. Io penso che si stia anche un po' avendo una concezione del pubblico, cioè di metterlo ad un piano inferiore. Io faccio concerti di musica contemporanea anche per i bambini e per le famiglie. E beh, ho sempre una bellissima risposta, perché diciamo appunto la musica contemporanea un po' è come bisogna ascoltarla in una dimensione quasi tridimensionale, cercando di unire i puntini o di astrarsi e quindi immaginarla, immaginare, creare e ricrearla dentro di sé, interiorizzarla, perché poi nel Novecento è anche il periodo della psicanalisi, quindi tutto questo rientra un po' nella ricerca di un suono che non deve essere poi così definito come la melodia romantica. Quindi, nel momento in cui ci sono dei suoni rarefatti, alla fine vengono toccati comunque dei punti dell'inconscio che, se vengono elaborati, portano fuori altre cose. Quindi, non è, secondo me, la musica contemporanea non è la musica da canticchiare, è un altro tipo di musica che suscita altri tipi di emozioni. Che poi l'arte contemporanea non è rivolta soltanto al bello, c'è cioè il concetto del disgustante, di Derrida, del costruzionismo. Tornando al concetto di utopia, per esempio, Ernest Bloch diceva che la bellezza si identifica con ciò che è inafferrabile, con ciò che è incompiuto. È proprio questa incompiutezza della musica contemporanea. Io credo che sia la bellezza della musica contemporanea. Perché dobbiamo identificare la bellezza soltanto con un qualcosa che è compiuto, come nell'arte, anche nelle arti visive, le arti invece più astratte dell'espressionismo, surrealismo, alla fine ci comunicano comunque qualcosa che è differente rispetto alla compiutezza di un'opera invece rinascimentale. Quindi la diversificazione di linguaggi che portano comunque dei messaggi diversi, quindi una comunicazione diversa, e io credo che il pubblico debba essere raccolto sotto questo punto di vista e accompagnato un po' all'ascolto della musica contemporanea, non identificarla con qualcosa di veramente di brutto e di incomprensibile, perché Sì, non lo è allora incomprensibile. attenzione che c'è sempre questa problematica, che quando uno ascolta qualcosa di estremamente complesso o altro, lo identifica, questa è la musica contemporanea. La musica contemporanea, torno a ribadirlo, la musica contemporanea colta, peraltro, torno a ribadirlo, si divide in una quantità di linguaggi spaventosi, alcuni che si rifanno al passato, appunto, altri che si rifanno all'avanguardia. Alcuni che riprendono delle avanguardie storiche e provano ad aggiornarle anche, senza dover per forza fare un'avanguardia attuale in base a quelli che sono gli studi finali. Rimane però per me molto interessante il concetto per cui la musica, sotto molti punti di vista, ha riacquisito uno status di scienza. E per certi aspetti, grazie, questo è una cosa che è soprattutto grazie. Si parlava anche nell'Ottocento di scienza musicale, anche nel Settecento, nei trattati antichi si trova scienza musicale, però era una scienza dei suoni, sì, ma c'è sempre stata un po' questa dicotomia tra l'arte e la scienza, l'arte musicale e la scienza musicale. Da Boezio, dal De Musica di Boezio, che di musica ne parla pochissimo, in realtà è quasi tutto, se tu anche tu se l'hai letto. Puoi confermarmelo, è quasi tutto legato alla scienza dei suoni della musica antica. Di fatto, da Boezio possiamo trarre molte poche, diciamo, conoscenze etnomusicologiche su come effettivamente suonasse la musica greca, o meglio, le possiamo trarre, ma sono sempre delle supposizioni. Quindi c'è sempre stato nell'uomo un po' questa dicotomia tra il collocare la musica in un ambito artistico piuttosto che in un ambito scientifico. E il Novecento, in particolare da John Cage, ma secondo me ancora più con Karlheinz Stockhausen, si è proprio arrivati a questo. Karlheinz Stockhausen addirittura non si definiva neanche un compositore, ma si definiva un ricercatore del suono. Sì, Proprio sì. per questa ragione, era un ricercatore, era uno scienziato del suono in questo senso. Il suo scopo era la ricerca pura sul timbro, sul suono, sui suoni,
sullo spazio sonoro in cui ci si sta muovendo. E in quest'ambito ammetto di essere abbastanza anch'io in prima persona, piuttosto incuriosito, forse sono anche appassionato di scienza e quindi sono molto, molto, diciamo, è un ambito che a me interessa parecchio. E direi, visto che si sta proprio parlando e siamo arrivati alla scienza, di far vedere anche qualcosa del tuo lavoro, sì, che sì. È un lavoro, partirei dalle foto, vediamo se riesco a organizzarmi, oggi è la prima volta che lo facciamo, quindi vediamo un po'. Allora, arriviamo, vediamo, non mi fa il passaggio, eccoci. Allora, apro, si vede? Sì, sì. Perfetto. Allora, qui dove siamo innanzitutto? Allora, qui siamo a Milano, al Museo della Tecnologia e della Scienza, dove proprio il 15 di febbraio del 2020 è stato rappresentato il piano Avatar, questo progetto che sto portando avanti, fa parte anche del mio lavoro di dottorato, in cui la tecnologia interviene per tracciare il movimento del gesto del musicista, per analizzare quindi il rapporto tra il suono e il movimento, quindi in questo caso che la tecnologia diventa funzionale alla ricerca artistica per capire la gestualità e l'espressività corporea del musicista. E il sistema è un sistema di telecamera di infrarossi che riprendono dei marker, quindi del materiale che viene posto come dei sensori, vengono posti sul corpo del musicista. Quindi queste telecamere di infrarossi riprendono, catturano il movimento di questo materiale riflettente e viene ripreso e viene ovviamente codificato attraverso un avatar, quindi viene anche visualizzato in virtual reality, quindi forse ci sono le altre, sì. Le altre fotografie che riprendono, allora, un po', aspetta, ecco, che questa, ecco, sì. Qui sì. Allora, aspetta, questo è il momento, ecco, della performance, ecco, si vedono i materiali riflettenti che sono applicati sul mio corpo e le telecamere che sono ad infrarossi e che riprendono e tracciano il movimento del musicista. Abbiamo presentato questa performance aumentata perché veniva proposto su uno schermo il mio avatar, quindi come la tecnologia ripropone il movimento del musicista e lo aumenta dal punto di vista percettivo, quindi non so se vuoi andare avanti con le immagini, magari c'è qualche, certo, immagine con ecco questa qui, perfettamente. Quindi mentre io suonavo, il pubblico aveva anche la possibilità di vedere diverse angolazioni il mio corpo che si muoveva nello spazio. Questa performance è stata appunto presentata al Museo della Tecnica della Tecnologia e della Scienza in collaborazione con la società LVT3 di Milano, che si occupa di analisi di dati e ha messo a disposizione, mette a disposizione il materiale tecnologico. Ma la sperimentazione è partita a Ghent, all'Università di Ghent, all'IPEM, l'Istituto di psicoacustica e musica elettronica, dove io sono anche postdoc researcher, quindi ricercatore postdoc, per l'analisi appunto della performance musicale, della performance pianistica, dell'esecuzione pianistica, e la tecnologia diventa un supporto per capire proprio questa connessione tra il gesto e il suono. Quindi in questo non so se c'è anche forse un video dove si può vedere sì, sentire, sì, volevo fare due riflessioni, qualche domanda? Sì. No, 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 erano due riflessioni in realtà per aggiungere, perché guardando questa immagine mi ricorda un esperimento che fu fatto anche da François Girard, se non ricordo male il nome del regista, per un film molto bello che è uscito negli anni 90, che è 32 piccoli film su Glenn Gould. Non so se l'hai visto. Sì. Ecco, ti ricordi che all'interno di quel, no, non c'era questo, ma all'interno di uno dei 32 piccoli film era praticamente un pianista che suonava, ma era GX. Sì. E da lì si vedeva praticamente il movimento in realtà dei muscoli, i movimenti reali, perché non si riusciva a percepire, la sagoma dell'artista. In questo caso invece si fa, che è un'operazione che trovo molto vicina peraltro, però da questa parte poi tu fai nient'altro di quello che fanno cioè il progetto LVT3, non fa altro quello che si fa nel cinema.
Ecco perché poi mi sono ricollegato anche a quello, perché sì. Di fatto tu hai su un'imbracatura, adesso torno un attimo indietro, sì. Tu hai su un'imbracatura che assomiglia a quelle imbracature che si usano per i film di fantascienza, tipo gli Avengers, che si mettono su i vari puntini anche sulle cose. È questo il sistema, infatti. È esattamente quello. Ti manca soltanto il green screen, poi sei a posto. Sì, ma ripeto, questa comunque qui abbiamo la ricerca pura scientifica dello studio sul movimento, quindi è una performance che anche dimostra che cosa si può fare con la tecnologia moderna, quindi arrivare a studiare in dettaglio con dei dati proprio sulla velocità, l'accelerazione del gesto, rapportandolo poi al suono. Ma questa tecnologia poi, questo è lo step successivo che stiamo col quale sto lavorando, si può creare anche suono, quindi la tonificazione del gesto mentre si suona, e quindi aumentare le possibilità dello strumento mentre si suona. E qui ecco, quella è l'altra. No, passiamo a un altro mondo. Sì, lì passiamo a un altro mondo, perché appunto, come dicevo, avendo questa indole di sperimentazione sullo strumento, io me ne sono inventate di tutte, tra cui adesso anche aumentare lo strumento con ad esempio la sonificazione del gesto attraverso questa tecnologia del motion capture system. Ecco, si chiama così, il motion capture system, cioè il sistema di tracciamento del gesto attraverso questo sistema. Sì, sì, la motion capture è assolutamente uno dei pilastri su cui la Marvel e la DC hanno praticamente i loro universi sponsor, e del gaming nell'universo di Star Wars, tutti i film di fantascienza, certo. Tutti i franchise di fantascienza più importanti, e nel gaming regna praticamente ormai regna sovrana, soprattutto dei livelli estremamente, estremamente alti. E faccio una piccola battuta, in realtà, giusto per un sorriso: hanno fatto una cosa molto simile un buon tempone, l'ha fatta con Boris Johnson, che faceva un annuncio alla Nazione, in cui ha messo che Boris Johnson continuava a muovere in questa maniera le mani. E a un certo punto si sono immaginati che in realtà lui le stesse muovendo su un pianoforte. Infatti il titolo è Boris Johnson Become a Pianist. È bellissimo, sì. È divertentissimo, perché poi il concetto è lo stesso. La cosa interessante, invece, passando dal faceto al serio, la cosa interessante che mi porta questo tipo di analisi è in realtà una bellissima analisi sulla postura, che può essere applicato al pianista, al violinista, al ballerino, e può diventare fondamentale anche per gli studi anatomici, a livello più medico. Sì, sì, ma infatti queste sono le finalità di questi studi, anche collegarli alla riabilitazione, per esempio quando ci sono problemi, quindi si studia il movimento errato, il movimento corretto, poi come vedi si può spaziare da un ambito all'altro, quindi la tecnologia che diventa funzionale all'arte, però l'arte diventa anche, e quindi il connubio tra ricerca scientifica, ricerca tecnologica e ricerca artistica, che diventa anche poi funzionale a quella media, per esempio nella riabilitazione, perché l'IPEM, l'Istituto di Psicoacustica e Musica Elettronica, si occupa anche proprio di questo, cui tu ti facevi riferimento, di come poi si possa applicare la ricerca nell'ambito medico, quindi nella riabilitazione o per sottolineare delle problematiche fisiche dello strumentista, quindi del performer. Ma questo mi viene in mente una cosa molto molto divertente, in realtà. Aspetta che, eccoti, mi viene in mente un aneddoto molto divertente legato a Chopin. Lessi in una biografia alcuni anni fa una testimonianza una testimonianza di un suo allievo che vede arrivare un'altra allieva dopo di lui a casa di Chopin, e questa si siede, inizia a suonare e inizia a praticamente a gettarsi sullo strumento, come si fa ancora, come fanno ancora alcuni oggi, oppure che sono i violinisti che si mettono a fare tutti i movimenti a ballerino. E a un certo punto Chopin la prende, gli blocca le cose e fa: senta, può suonare seduta? In realtà la foto che abbiamo appena visto di fatto annulla, sotto tutti, se i pianisti e i musicisti sottoponessero a questa tipologia, a questo procedimento, di fatto annullerebbe una quantità di posture idiote
che nella maggior parte dei casi noi purtroppo vediamo da parte di alcuni pianisti che pensano che muovendosi, sdilinquendosi sul pianoforte aumentano il loro fresseggio o la loro passione. In realtà è un teatrino ad uso e consumo del pubblico. E analisi di questo tipo in realtà riportano a quella che è la postura corretta, che è poi quella che noi vediamo in Michelangeli, che noi vediamo in Magaloff, che noi vediamo nei grandi pianisti anche della scuola russa del passato, che sono estremamente rigidi, fermi, e la loro postura è quella di rimanere lì. E si può fare veramente un'analisi della postura corretta. Ma infatti la ricerca sta andando su questa linea, cioè, ma non rintracciando tanto la postura corretta perché c'è comunque una classificazione di gestualità e di postura. Questi sono gli studi sull'embodiment, sulla personificazione che fa parte della sfera delle neuroscienze, per cui capire come il musicista attraverso la sua gestualità porta fuori, manifesta l'intenzionalità musicale. Quindi questi sono gli studi sull'embodiment, che è una branca di studi di cui Mark Lehmann, che è il direttore dell'Istituto di Psicacustica e Musica Elettronica, è uno dei padri anche fondatori di questa filosofia sul cognitivismo. Per cui c'è però una componente personale di ciascun interprete che non possiamo comunque togliere, che deriva appunto dalla propria scuola pianistica, nel caso dei pianisti, scuola pianistica, scuola violinistica, per cui c'è sicuramente una classificazione rigida del movimento che deve essere bene o male quello per avere quel tipo di suono, per avere quel tipo di fraseggio, però poi rientra anche una formula personale di interpretazione, quindi c'è una variabilità poi nel gesto musicale. Non possiamo categorizzare questo è corretto e questo è sbagliato, perché Michelangeli aveva il suo modo di suonare, Glenn Gould aveva il suo modo di suonare, ho capito. Se uno si mette al pianoforte così è oggettivamente sbagliato, e quindi io parlavo di posizioni oggettivamente errate, che la schiena te la fa diventare. Sì, quello sicuramente. E poi volevo anche sottolineare che la gestualità è legata comunque al repertorio. Quindi il repertorio classico ha un determinato approccio allo strumento pianistico, violinistico, eccetera. Con il linguaggio che si è evoluto, quindi per esempio pensiamo alla tecnica che si è evoluta da Clementi, poi a Mozart, Beethoven, e poi con Franz Liszt e Chopin, che hanno completamente allargato la mano. Io sto parlando di pianisti perché essendo pianista mi collego a questo tipo di discorso. Con l'evoluzione anche degli strumenti, quindi partiamo dal clavicembalo, al clavicordo, al fortepiano, poi arriviamo al pianoforte moderno, quindi Pleyel, Erhard, le varie marche di questi strumenti, che il Pleyel è il prediletto di Chopin e invece l'Erhard di Liszt, che hanno anche proprio una meccanica diversa che vuole rispondere a quelle che sono le esigenze del compositore, interprete, perché Chopin è Franz Liszt, sono anche interpreti della loro musica, per cui si parlano anche con i tecnici del pianoforte, quindi molta di questa musica e di questo linguaggio che si evolve, anche della gestualità che si evolve in base al repertorio. E arrivando alla contemporanea, ancora è tutto da scrivere, questo poi è anche il tema della mia ricerca artistica, cioè definire la gestualità contemporanea, perché c'è un approccio corporeo adesso allo strumento, soprattutto quando abbiamo questo tipo di repertorio che richiama l'utilizzo delle corde all'interno della cordiera, quindi questa estensione, la tecnica estesa nelle corde, oppure di timbriche particolari come le timbriche percussive, abbiamo non soltanto della scuola russa, ma adesso anche proprio per esempio gli studi di Charpentier hanno una forte componente percussiva dello strumento, quindi nuovi approcci a questi cluster, ma li abbiamo ad esempio anche in un altro compositore che in Italia è meno conosciuto che all'estero, che è Giacinto Scelsi, di cui ho anche inciso un disco adesso 2014. Peraltro ci arriviamo a quello. E in realtà volevo esplorare un'altra cosa che tu hai fatto, e visto che parliamo di estensione nella cordiera, in realtà parliamo anche di estensione del corpo nella cordiera, esatto, che prima abbiamo anticipato. Allora recupero un attimo, volevo prima far vedere una foto, prima del video, perché la foto è estremamente interessante secondo me. Eccole qua. No,
Allora, un attimo, vado avanti. Che non è un fotomontaggio, perché qualcuno... Non è un fotomontaggio. Ma io all'inizio infatti pensavo che fosse infilata, adesso la gente capirà perché pensavo a cosa infilata. Sì. Eccolo qua. E faccio vedere, vediamo se... Si vede? Eccomi qua. Sì, sì, che si vede. Sì, sì. Sì. Allora, sì, è oggettivamente strano. È oggettivamente strano. Questo è un pianoforte Bechstein. In realtà ne esistono due al mondo, che è stato concepito da due artisti sudamericani, Jennifer Allora e Guillermo Calzadilla, che hanno creato un pianoforte con un buco al centro della cordiera, che è la più grande trasgressione che si può pensare, quella di bucare uno strumento. Però in realtà questo strumento dà una possibilità infinita al musicista di poter essere, di entrare proprio col proprio corpo a contatto con lo strumento. Per cui hanno richiesto a una serie di pianisti, io sono stata ingaggiata per questo progetto nel 2011 qui a Bruxelles, al centro Argos Media Center, quindi centro di ricerca artistica nel centro di Bruxelles, e i due artisti hanno richiesto ai pianisti di suonare al contrario, entrando all'interno della cordiera, e di fare una propria elaborazione della trascrizione di Franz Liszt dell'Ode to Joy, dell'Inno alla Gioia. Quindi questo progetto si chiama Stop, Prepare, Repair, Variations on Ode to Joy, cioè variazioni sull'Inno alla Gioia. Ovviamente suonare Liszt, la trascrizione quindi dell'Inno alla Gioia di Beethoven, di Franz Liszt, al contrario, su un pianoforte che presenta comunque un limite, perché dovendo entrare all'interno dello strumento, io non avevo tutta una parte centrale della tastiera è completamente muta, perché non ci sono le corde, quindi ho potuto utilizzare semplicemente la parte acuta. Sì, la parte acuta. Sì, la parte acuta è il registro più, quindi il registro medio muto, quindi il registro alto, e il registro basso invece con i suoni. Quindi ho fatto tutta, abbiamo fatto, questi pianisti siamo stati ingaggiati, siamo soltanto in sette a suonare questo strumento, un nostro arrangiamento. Però la cosa bella è stata anche quella di poter utilizzare la cordiera in maniera estesa, perché essendo all'interno si possono toccare tutti i punti dello strumento. Quindi c'è un momento in cui io diciamo esco fuori, cioè non suono più sul pianoforte, ma rientro all'interno dello strumento e sperimento un po' con queste nuove timbriche che questo strumento dà la possibilità di evocare e di eseguire. Tra l'altro i due artisti chiedevano anche di muoversi in alcuni momenti con lo strumento all'interno dello spazio, perché l'idea estetica era quella di infrangere il rapporto classico di spettatore e spettacolo, quindi lo spettatore che diventa partecipe dello spettacolo, perché tutti le persone, gli spettatori a questa performance erano intorno al pianoforte, io mi muovevo intorno a loro nella grande sala, quindi era una grande sala di questo centro Argos. E, per cui ecco, non so se vuoi far vedere un po' il video, magari così sì, ecco. Mi stavo facendo vedere la particolarità della... È decisamente... Sono rimasto piuttosto... Ecco qua si vede molto sì. Bene. Anche sì, la mancanza sì. delle corde, sì, sì, delle corde, sì. È stato un esperimento molto complesso perché ci hanno messo a disposizione il pianoforte per 15 giorni su cui poter lavorare, però inizialmente anche imparare a suonare al contrario è stato comunque una sfida. Io mi preparavo in conservatorio sul pianoforte digitale, quando entravano mi vedevano suonare al contrario, rimanevano un po' tutti scioccati perché bene, insomma, ma c'è stato anche questo. Però vedo che anche la pedaliera è al contrario. Sì, anche la sì, perché noi avevamo la possibilità di utilizzare il pedale, per fortuna, perché c'erano dei passaggi molto complicati. Non so se vuoi far sentire qualcosa sì, nel video, sì, magari così lo commentiamo insieme. Sì. Allora, quindi a questo punto lo strumento che diventa, che si anima,
attraverso il corpo del musicista, quindi come se fosse effettivamente un prolungamento del corpo del musicista, che poi in realtà qualsiasi strumento è il naturale prolungamento del corpo del musicista, quindi questa fisicità che viene recuperata nell'arte contemporanea anche attraverso queste opere. Quindi come vedi, in realtà è quasi il contrario qua, però è come se il corpo del musicista diventasse un prolungamento dello strumento, cioè è proprio anche, è come se fosse stata invertita la cosa. Allora, io non so se voi sentite, adesso faccio partire, se voi sentite da casa, perché io non lo sento, l'ho visto prima il video, ma io non vedo, non sento questo video, quindi io spero che voi lo possiate sentire, vediamo. Io da qui lo sento, non so se lo stanno sentendo. Io no, io non lo sento. Ah. No, beh, sì, aspetta. E quindi questo era l'approccio proprio al contrario, però con la pedaliera riuscivo a creare comunque anche dei suoni tenuti, quindi le dinamiche. Ecco qui che io mi sposto pian piano, perché lo strumento doveva essere anche mobile, quindi uno strumento mobile, e non era semplice muoverlo mentre si suonava, però ce l'abbiamo fatta. Era stato applicato anche sulla parte alta. Ecco, questo è il momento in cui io poi fermo e rientra la parte, ecco, questa è la parte muta in cui faccio sentire appunto che mancano le corde, però le sfrutto dal punto di vista percussivo, richiamando un po' di ritmi che erano all'interno del brano stesso, e poi inizio a riportarle sulle corde, e le corde diventano degli strumenti a percussione, che in realtà le corde sono percosse dai martelletti, quindi comunque il pianoforte è uno strumento a percussione. Io ho sempre avuto questa passione anche per le percussioni, quindi ho potuto diciamo far venire fuori questa cosa anche nello strumento, cioè sul pianoforte. Sì, stiamo proprio vedendo. Quindi cioè, è io un approccio mi sto diverso. Ricordando l'ascolto, perché non sento nulla, quindi lascio. Sto cercando anche di... Va bene, insomma, comunque questo è uno dei progetti più pazzi a cui ho partecipato, però sono fatta felice di poter arrivare anche a questo. Beh, in realtà si potrebbe ovviare al problema della tastiera parzialmente portando la tastiera al contrario, come è stato montato il... Come è stato montato sì, il... Per una questione che... Sì, però credo che per una questione proprio di doppio scappamento, eccetera, non era possibile, no? Perché la meccanica era problematica e non credo si potesse fare. È stato più semplice chiedere ai pianisti di suonare al contrario. Di infilarvi dentro il contrario. Ok. E questo è stato il progetto del 2011 a Bruxelles. Decisamente a Bruxelles. Molto particolare, ecco qua che vediamo. Quanta gente c'era? Ma diversa, perché io facevo delle performance, erano state programmate dal ottobre fino a dicembre, ogni weekend c'erano quattro performance al giorno, tenevo di 20 performance di 20 minuti, quindi c'era un pubblico variegato che veniva, ovviamente potevano rientrare massimo 20 persone alla volta, perché comunque si voleva dare lo spazio necessario per potersi muovere con lo strumento e poter interagire anche con lo strumento le persone che erano lì come spettatori. C'è una domanda da parte di un nostro ascoltatore, Paola Gillo Singer. Chiede: questo tipo di ricerca e di analisi è possibile farla anche su generi musicali differenti? Certo. L'approccio allo strumento dei grandi pianisti jazz, come ad esempio Oscar Peterson o Art Tatum, grazie. Sì, ma c'è tutta una letteratura, poi eventualmente ci possiamo sentire, io non conosco Paola, ci sono degli articoli scientifici che sono stati fatti su vari strumenti, quindi anche sui quartetti sui quartetti o sulla chitarra, ma anche su altri generi, perché poi, ecco, io parlavo della gestualità nel repertorio scritto, però per esempio c'è un altro tipo di gestualità anche nel jazz che
più che altro si basa sull'improvvisazione e anche sul mantenimento della ritmica proprio corporea, perché noi vediamo che i musicisti di musica jazz si muovono anche in maniera più concitata, perché tengono le ritmiche della musica jazz. Anche sul canto sono state fatte degli studi, quindi poi magari in dettaglio posso dare una bibliografia, però rispondo a questa domanda positivamente, nel senso che c'è tutta in realtà, se poi me la mandi la posso inserire nell'info box, quindi ok, può essere inserita, così rimane, sì. Perché sennò poi chiunque interessato che arriva al nostro video rischia di doverti contattare, perché diventa un po' problematico. Sì. Ci sono anche degli articoli miei che sono stati pubblicati sulla gestualità pianistica, adesso sto finendo anche un libro sulla ricerca artistica, perché appunto ho un dottorato nelle arti, quindi non in musicologia, ma io sono artista ricercatore, nel senso che non so, cioè musicologa anche, oltre che pianista, però artista ricercatore. Mi piace mantenere questa nuova figura che nasce nel nord Europa, però adesso anche in Italia si inizierà a parlare di ricerca artistica e dell'artista ricercatore, soprattutto nel mio libro che uscirà poi col nuovo anno. Mi limito a fare lo storico della musica, credo che tutti ormai abbiano capito quale sia il mio ambito. Invece sì, c'è un'altra domanda di Claudia Santarpino, che peraltro è una compositrice che ha pubblicato con me alcuni suoi lavori. Dice: non c'è il rischio nella continua ricerca del timbro di sfociare nella musica leggera? No, assolutamente, questo non credo proprio, soprattutto perché, come dicevi tu, questo connubio con la scienza, quindi dallo spettralismo, la musica cosmatica, la musica elettronica, c'è uno studio anche scientifico che è diverso da quello della musica leggera, quindi la musica leggera è collegata alla musica popolare, al canto di tradizione, quindi non vedo... Ci può essere una contaminazione, perché no? Io non sono contraria alle contaminazioni, però non sfocia, io non credo che sfoci nella musica leggera, anzi ci dicevamo la problematica che alla fine diventa troppo astratta, per cui ci vuole un modo di approcciare poi a questo tipo di musica critico, no? Certo. Quindi non vedo molto. Ma diventa al contrario. No, più che altro, più che la musica leggera, molto dello sfocio dell'avanguardia degli anni 60, 70 e 80, ma ancora oggi lo vediamo, lo sia molto nell'applicazione delle arti visive. Sì. E prima l'abbiamo anche abbastanza dimostrato con appunto la motion capture che ti è stata applicata addosso. Perché noi oggi fruiamo di film dove ci sono spesso grandi partiture, poi in realtà se si ascolta tutta la partitura sonora, tutta la composizione, tutte gli incisi e altro, si vede che c'è tantissima sperimentazione elettronica, a volte c'è l'utilizzo addirittura degli acousmonium all'interno di queste partiture. E quindi il compositore contemporaneo che si lega al film, soprattutto... Anche il mainstream, prima ho citato la Marvel, quindi uno basta che si ascolta tutte le parti degli Avengers, ci sono delle robe stranissime in alcuni momenti, e proprio questo, il fatto che poi il compositore contemporaneo che si lega all'immagine, alla musica da film, in realtà deve avere uno spettro enorme che va dalla musica tonale alla musica antica, alla musica dell'Ottocento, alla musica d'avanguardia, alla musica elettronica, agli sperimentalismi e quant'altro, proprio perché... Le opere cinematografiche oggi sono omnicomprensive da questo punto di vista, molte, non tutte ovviamente, quindi forse più che sfociare nella musica leggera, riflessione personale, rischia di sfociare nella musica da film o quello che viene chiamata in gergo musica applicata. Sì, ma cioè, come dicevo prima, la musica contemporanea è molto legata, secondo me, all'immagine, a questo fatto che comunque voglia richiamare un qualcosa che è al di là della melodia pura, quindi c'è, come dicevo, il trillo che viene trasformato da Liszt e anche poi in avanti il suono, un unico suono, se vogliamo ritornare a Scelsi, una sola nota ci può evocare tantissime vibrazioni inconsce. Quindi il ritornare a
un ritornare all'unicità anche di un piccolo suono che può evocare tantissimo a livello di comunicazione e di espressione. E quindi il fatto che la musica diventa evocativa e diventi immaginifica è una componente che è nella musica contemporanea. Il discorso anche di legarla ai film. Molto spesso ci sono le colonne sonore che vengono più apprezzate di musica contemporanea, più apprezzate nei film, e poi al di fuori del contesto non vengono invece poi capite, perché non si è preparati a questo tipo di ascolto. Questo ha generato un mostro però di incapacità da parte di molte persone di fruire di musica senza l'immagine. Sì. Esatto. Che è un po' come leggere un libro senza le immagini, è quello che si diceva. Mi viene in mente una scena molto divertente del film La Bella e la Bestia, dove Gaston prende in mano il libro di Belle e dice: ma come fai a leggere questi libri? Non hanno immagini, e lo sfoglia così velocemente. È un po' il rischio diventato, che molta sì. gente rischia di diventare un Gaston della musica, che non c'è l'immagine o il dipinto sì. che li evoca il secolo, fa fatica a rimanere sì. fermo. Siamo nella società liquida, come dice il sociologo. E dell'immagine, no? Assolutamente. E dell'immagine, dove alla fine siamo proiettati verso l'utopia, appunto verso il progresso, però alla fine rimaniamo vincolati a ciò, rimaniamo attaccati alla memoria, cioè a ciò che ci appartiene nella memoria e quindi al passato, una sorta di retropia di cui parlava sempre Bauman, per cui siamo attaccati a ciò che conosciamo, ci identifichiamo soltanto in ciò che conosciamo, e invece dovremmo fare il passo successivo, cioè quello di scoprire il nostro inconscio, perché ritorniamo di nuovo al discorso dell'unione tra la musica contemporanea poi e la psicanalisi, perché poi alla fine fa paura l'inconscio e fa paura ciò che non si conosce, e quindi il linguaggio contemporaneo così rarefatto come il caso di una sola nota di Scelsi che può evocare poi la tutta sinfonia, la serie per una nota sola, sì, il quartetto per una, anche con una nota sola si può evocare tantissimo. Io appunto Scelsi, poi tra l'altro ho avuto un rapporto diretto anche con la Fondazione Scelsi, e il disco di cui parlavo prima nel 2014 è stato registrato proprio su lì a casa Scelsi, sul pianoforte di Scelsi, la seconda registrazione live che faccio insieme a quella di Charpentier, insieme a altre composizioni di altri due compositori italiani, Davide Anzaghi e Biagio Putignano, quindi questo cofanetto del 2014, però ecco, citerei anche l'etichetta per chi è interessato, che è stato pubblicato dalla Tactus, che è una casa, è un'etichetta particolarmente specializzata soprattutto nel repertorio italiano. Italiano contemporaneo. Scelsi io non l'ho conosciuto, non ho avuto modo di conoscerlo, penso per limiti anagrafici. Invece, nel senso che mi sono inserito molto tardi nell'ambito della discografia, mentre Putignano è un carissimo amico, sì. quindi lo conosco molto bene, ci conosciamo veramente da anni, ci siamo scambiati dei messaggi proprio poco tempo fa, con gli auguri di Pasqua, e lui è stato ospite, è uno dei pochissimi compositori che io ho conosciuto personalmente, perché è stato qua da me in Giappone, è venuto qua per un concorso che avevo organizzato quando ancora collaboravo con l'Istituto Italiano di Cultura di Osaka, e avevo scelto lui come giurato praticamente. Quindi ci eravamo conosciuti a Milano, poi mi sono trasferito, lui è venuto qua, abbiamo rinverdito la nostra amicizia, ci sentiamo poco, però è il compositore del disco con il codice 1. Ah, quindi il primo. Beh, è proprio il primo Biagio... disco. Sì, infatti io quando lo pubblicai, in realtà è stato, la gente non sì. lo sa, ma la ragione per cui io pubblico dischi in parte è colpa di Biagio Putignano, perché io all'inizio non gli volevo fare i dischi, volevo fare solo partiture, per fortuna, che poi lui mi telefonato e ha detto guarda, diamo la colpa a lui, in realtà è tutta colpa sua. Perché poi lui, mi ricordo che mi telefonò e mi disse però Edmondo sai questo progetto al Mukantarat, progetto di musica acusmatica, è il mio unico progetto, raccoglie tutte e cinque le composizioni che ho fatto per questo genere, e mi dispiacerebbe darlo ad altri, tu non è che potresti trovare un modo per fare una pubblicazione anche internos?
Vabbè, fare le cose un po' internosse dà un po' fastidio, allora mi sono messo, ho detto guarda, aspetta, dammi un mese che cerco un distributore, quantomeno che me lo distribuisca. E il distributore mi dice guarda, noi se vuoi ok, però non un disco solo, tu ci devi garantire che ne fai altri. E vabbè, sentite, facciamola questa cosa. Quindi in realtà la Da Vinci Classics è nata per colpa di Biagio Putignano, che non voleva Ah, affidare un ecco. altro quel disco, e di me che non volevo però fargli un cattivo servizio perché era un amico. Quindi è nato fondamentalmente tutto da lì. Quindi è Sì, particolare. E certo. poi quel disco, scelsi che non lo conosco, ma Putignano e Anzari racchiudono in Sì. realtà poi due compositori che lavorano Sì. a tutt'oggi Sì, con e tra me. l'altro Biagio Putignano ha avuto, lo dice lui stesso, anche questa influenza un po' delle sonorità scelsiane, quindi di questi suoni vibranti che richiamano sempre le vibrazioni orientaleggianti, delle timbriche orientaleggianti. Io ho eseguito per questo disco Terra Cromie di Putignano, che è un mix tra Conosco una molto bene. fusione. Una fusione tra la musica orientale e poi invece quella sua proprio tipica della terra del Salento, insomma, quindi questo connubio tra l'Oriente e l'Occidente si risente anche nella musica di Putignano. Beh, lui era rimasto abbastanza colpito quando era venuto qua. Non è rimasto tanto, è rimasto 3 o 4 giorni. Però lui che poi è un nobile fondamentalmente per quanto mi riguarda del sud, è una persona di una squisitezza e una gentilezza infinita, vedere questo mondo, il Giappone, dico, e esservi catapultato tutto ad un tratto, buttarlo dentro a lavorare con musicisti giapponesi che non parlavano neanche né di italiano né di inglese, quindi si capivano a gesti su questo povero chitarrista che non aveva mai eseguito contemporanea, peraltro, ma non c'era nessun altro che lo poteva fare. Immaginati un chitarrista che è abituato a fare musica molto più semplice, suona Carulli, suona Giuliani, gli metti davanti una partitura per chitarra e voce Ecco, di mi piace che hai Giuliani. preso questo argomento perché molta gente, cioè comunemente si dice, ah, ma la contemporanea alla fine è facile da suonare, sono poche note, a parte che se si vedono le No, partiture di lui è Xenakis o impazzito. Soraggi, O anche Petrassi. quelle di o Petrassi, quindi anzi, ci sono molti più, come dire, è molto più densa su alcuni tipi di scrittura. Ci vuole una preparazione specifica anche sulla ritmica, perché è una ritmica molto spesso poliritmica o aritmica, quindi la contemporanea richiede anche proprio una specializzazione nell'interpretazione, poi Assolutamente, definitiva. sì, Quindi la assolutamente prassi sì. esecutiva contemporanea è importante perché adesso in Italia si sta iniziando un po' a cambiare, quindi c'è una certa Beh. attenzione anche da parte di alcuni conservatori iniziano a sperimentare, ma io per esempio mi trovo in Belgio proprio perché attratta dalla volontà di sperimentare e di specializzarmi anche su questo settore, della contemporanea. Beh, in Italia viene svolto da anni un lavoro assolutamente eccezionale da parte della SIIMC, che è la Società Italiana Musica Esatto. Contemporanea, e poi ci sono una serie di centri, penso al Centro Musica Contemporanea di Milano, che ha dato origine al Festival 5 Giornate, penso ai tantissimi festival di musica contemporanea, anche quello di Roma. Ma anche a Napoli ne ho visti e ne ho Sì. ascoltati, di cui conosco poi i musicisti. Quindi in realtà c'è un grandissimo interesse da parte dei Sì. compositori, ma soprattutto dei musicisti. E per quello che ho visto con i miei occhi, per il poco che me ne sono occupato in Italia, anche del pubblico che, come dicevi tu, è un pubblico comunque estremamente curioso di capire, di conoscere, di sentire delle novità, che non sempre le apprezza, ovviamente, come è giusto che sia, perché è come se si facesse continuamente una grande parata di dipinti, dove in mezzo a questi hai il grande pittore e il pittore molto meno interessante.
Ed è questo un altro mito che secondo me è da sfatare, che tutti i compositori contemporanei sono tutti geni, assolutamente no. Ce ne sono alcuni, no, perché purtroppo c'è un po' questa tendenza, che è un po' la narrazione che fa anche il compositore contemporaneo stesso: io sono l'alternativo. In realtà poi il pubblico dovrebbe essere quello che più o meno, una volta che è guidato, è addentrato, ha capito, inizia anche a giudicare se quella cosa ha effettivamente valore oppure no. E questo, quando appunto, quando partecipavo al Festival 5 Giornate, mi ero accorto che avveniva abbastanza. Sì, tu hai nominato la SINC, e ci tengo anche a parlare un po', perché io, nonostante vivo in Belgio ormai a Bruxelles, però faccio parte della SINC, della Società Italiana di Musica Contemporanea, e il prossimo progetto è proprio quello sempre dedicato un po' all'Oriente, e volevo brevemente accennarlo. Il prossimo progetto è sugli haiku, su questi piccoli poemi giapponesi, quindi alcuni compositori della SINC hanno dedicato delle composizioni a questo mio progetto, quindi ci sarà poi, è stato presentato a dicembre a Milano al MAMU, al magazzino Musica, il 10 dicembre nel 2019, in forma di concerto, e poi sarà prevista un'incisione prossimamente. Io sugli haiku faccio un piccolo inciso, poi in realtà vorrei collegarmi al buon putignano per arrivare anche ad Anzaghi. Piccolo inciso, forse una mia deformazione, vivendo qua in Giappone, avendo scritto una tesi di laurea magistrale sulla storia della musica giapponese, in particolare quella antica, ogni volta che ascolto un compositore italiano che si ispira a degli haiku, quindi a una forma poetica giapponese, alcuni vogliono fare gli alternativi, fanno i renga, non riesco mai a trovarmi d'accordo. È qualcosa che lo ascolto e lo sento quell'orientalismo al contrario. Faccio molta fatica, perché rivedo quello che era il fenomeno novecentesco delle giapponisme, quindi questo tentativo di rievocare una cultura ma senza conoscerla, e anche poi quando la si conosce la si rievoca in una maniera totalmente personale. Non è una critica ovviamente quella che sto facendo, ma è un dato totalmente soggettivo di me come ascoltatore di musica contemporanea, che si ispira a dei mondi lontani. Non conoscendo bene l'India, la musica indiana, quando ho ascoltato i tuoi studi carnatici di Charpentier, non ho avuto questa sensazione, perché non conosco bene la musica indiana. Conoscendo molto bene invece la musica giapponese, ho costantemente questa sensazione di quando qualcuno di non giapponese si ispira al Giappone. Vorrei intervenire, perché anche la musica, tu non dici di non conoscere la musica indiana, quindi non ha, diciamo, sospendi il giudizio su Charpentier, ma ti posso assicurare, la scrittura di Charpentier il mio non è assolutamente giudizio, è solo una percezione. Non giudizio, percezione, quindi non volevo proprio parlare di giudizio. La musica di Charpentier è molto contemporanea, richiama moltissimo la scrittura di Messiaen, che è stato il suo maestro, quindi per esempio le sonorità della Turangalila o le sonorità di Van Regard sur l'Enfant Jésus hanno una forte influenza su Charpentier. Charpentier utilizza il materiale indiano per poi comporre qualcosa però in linguaggio occidentale. Quindi quando si prendono, e ovviamente lo strumento però, il pianoforte, viene utilizzato anche dal punto di vista percussivo, quindi in questo ci sono dei richiami alle tablas, dei richiami a questi suoni prolungati dell'India, ma non vuole certamente scrivere musica indiana, cioè nel momento in cui la si fa ascoltare a un musicista indiano, questo non riconosce la propria tradizione, quindi si chiama carnatica. No. Ecco, quindi anche il progetto degli haiku ha la stessa finalità. Infatti vari compositori che hanno scritto per questo progetto, a partire dal presidente Andrea Talmelli della SIMC, Daniele Corsi, Daniele Venturi, Andrea, Anna Gemelli, saluto. Ecco, salutiamo tutti, cercherò di citarli un pochino tutti. Hanno scritto in realtà
ispirandosi al testo degli haiku. Qualcuno ha fatto riferimento anche, come tu dici tu, all'orientalismo, per esempio Leonardo Saraceni, c'è anche Roberto Piana. Roberto Piana, per esempio, ha dato invece una interpretazione molto romantica, moderna, perché si risente un po' certo, di Ravel nella scrittura di Roberto. Sì. Ecco, per cui è tutta gente che ho in catalogo pubblicato. Sì, appunto, io spero di ricordare tutti, perché poi si sono uniti subito dopo Daniele, anche Daniele Corsi, per esempio, da un'altra. Ma c'è anche Daniele Venturi utilizza anche delle sonorità timbriche nella cordiera molto particolare, come anche Andrea Nicoli, che mi fa utilizzare proprio dei materiali all'interno della cordiera su questi, ispirandosi al testo degli haiku, alle sonorità giapponesi, ma non è un voler copiare, cioè non, è un voler evocare, ma non soltanto attraverso la scala pentatonica o esatonica, così come faceva per esempio Debussy, che sono i primi, diciamo, le prime tracce della musica orientale, dei gamelan nella musica occidentale. Per cui, ecco, ripeto, questa fusione dei linguaggi non deve farci perdere comunque di vista il fatto che si scrive comunque nel linguaggio occidentale, quindi è normale che non si può risentire una vera e propria matrice, diciamo, tradizionale. No. Ecco, in questo senso, volevo specificare questo. No, ma hai fatto una precisazione assolutamente, assolutamente dovuta. È interessante quando si fanno i festival tra SIMC, penso alla JSCM, sì, qua in Giappone, sì, è molto interessante, sì, vedere su un dato soggetto come un compositore tedesco, un compositore italiano, uno francese, uno giapponese tratta la medesima materia, in questo caso una materia, esatto, giapponese. E la percezione che si ha quasi sempre è che tutti tentino di fare proprio qualcosa che a volte non conoscono, non percepiscono, e quindi lo ricreano in maniera tale che lo comprendano, lo possano comprendere, lo possono far comprendere. Invece il giapponese, ovviamente, essendo la sua quella cultura, non ha bisogno di farla, cioè proprio si rifà a quella che è la propria tradizione, molto spesso in maniera anche in maniera molto precisa. Quindi la mia, ritorno, che non è assolutamente un giudizio, ma è proprio una percezione di quello, sì, che ho, soprattutto dei compositori italiani, quando vogliono rievocare il Giappone, ma in realtà a me evocano solo l'Italia, non riescono a evocarmelo questo Giappone, seppure vi si ispirano, e lo sento anche al contrario quando un compositore giapponese prova a ispirarsi all'Italia. Io non sento l'Italia, sento il giapponese. Guarda, ti racconto un aneddoto curioso. L'ultimo concerto ho fatto all'Istituto Liszt a febbraio, prima del lockdown, dove ho suonato, perché ecco, un altro dei miei progetti è stato dedicato a Franz Liszt nel 2007, il misticismo di un diabolico romantico, dove ho suonato un po' le opere religiose, però anche facendo venire fuori questo dualismo che è proprio della personalità di Liszt, mistico e diabolico allo stesso tempo. E mi ha raggiunto il maestro Baldip Singh Bhai, di cui parlavo prima, che si trova adesso anche lui in lockdown a Roma, perché era stato invitato dall'ambasciata indiana per una serie di concerti e una serie di interviste per la Radio 3, ed è rimasto bloccato. Comunque mi venne al mio concerto a Bologna e anche alle prove, e durante le prove iniziò a cantare un raga che in realtà è una, perché poi i raga appunto si possono riproporre nella scala occidentale, ce n'è uno che è il nostro do maggiore. È iniziato a improvvisare su O Sole Mio, e io l'ho accompagnato al pianoforte, partendo dal raga indiano. Wow. Quindi ha cantato O Sole Mio ed è stata un'esperienza bellissima. Vediamo poi di riproporla magari per un'altra, un incontro particolare tra Occidente e Oriente, e anche con il maestro Baldip Singh Bhai, insomma, ci dovrebbe essere una collaborazione futura. Mi hai ricordato una vecchissima esperienza che ho fatto all'università, di un grandissimo musicologo americano, mi pare Power, che era venuto a fare una conferenza su Verdi. Lui è uno dei massimi esperti verdiani. Io avevo studiato la drammaturgia della Traviata proprio sui suoi testi, e a un certo punto però era in trippa indiana, ma proprio intrippatissimo, soprattutto coi raga, e lui aveva fatto una cosa simile ma con Verdi,
cioè aveva iniziato a fare tipo, aveva iniziato a fare la, a spiegare come era, cioè questa tecnica, come si potesse utilizzare, e aveva fatto diventare, mi pare, dell'Elma Pira in stile Raga. Era una cosa che noi lo ascoltavamo, lo guardavamo, ci guardavamo tra di noi e pensavamo che questo vecchietto, perché aveva 79, sì, quasi 80 anni ormai, piccolino, vestito bene, molto, molto rosso, a un certo punto si mette a fare il Raga indiano con una voce non particolarmente piacevole, peraltro. E insomma, è uno dei ricordi indelebili che avevo dell'università, che però avevo rimosso perché era stato troppo. Vedi, quindi questo aneddoto te l'ha. Esatto, me l'hai fatto, ma perché poi alla fine, nella fusione comunque si rimane viva la propria identità culturale, quindi per quanto si possa parlare di fusione o di evocazione, l'identità culturale non deve essere persa. Per cui ecco, questo è un aneddoto che ci tenevo a raccontare. Ma non c'è possibilità. Sì. Allora, intanto che andiamo avanti e arriviamo all'ultima parte del nostro incontro, Paola Gilosinger ci scrive... No, non è una domanda, dice: sarebbe bello poter vedere la differenza nel concetto di groove, inteso sia per la gestualità di una data cultura, sia per la tecnica studio utilizzata grazie alla motion capture. Grazie mille. Sì. Sì, il professor Clayton ha fatto uno studio proprio su questo, lui è ricercatore in Inghilterra, quindi ecco, ritorna quella bibliografia che posso comunque fornire, insomma, questo tipo di, assolutamente, di domande. Assolutamente. Quindi in realtà c'è tutta una letteratura sul gesto, quindi non soltanto sul gesto musicale, ma anche sulla danza. E devo dire che uno dei centri principali sta proprio in Italia, a Genova c'è la Casa Paganini, dove c'è il professor Camurri, che ha istituito all'interno di una chiesa bellissima, sconsacrata ovviamente, un centro di ricerca, quindi si chiama Casa Paganini, dove si studia il gesto non soltanto musicale, ma corporeo in generale, anche della danza, attraverso il motion capture. E tra l'altro il discorso che si studi la coreografia del musicista nel mentre si fa una determinata interpretazione strumentale, si può vedere proprio nella coreografia del musicista come in alcuni punti, soprattutto questi più ritmici o questi contemporanei, sembra quasi che il corpo accompagni la melodia o la ritmica e riproponga proprio una coreografia che va a simulare quella che è sulla partitura. Quindi la coreografia è legata anche al performer. Il fatto che nella ricerca contemporanea sta venendo fuori una nuova ricerca sul corpo, e diventa il tema principale, perché un tempo i musicisti venivano considerati come dei ginnasti e dovevano stare lì a ripetere i propri esercizi, a volte non tenere al proprio corpo. Invece nell'epoca contemporanea c'è una rivalutazione anche fisica di come approcciare lo strumento, per esempio anche attraverso gli esercizi di stretching o di yoga. Io pratico yoga, quindi questo mio legame all'Oriente non è soltanto teorico ma anche pratico, quindi pratico meditazione, pratico yoga, e anche ai miei allievi io insegno questo, l'unione tra mente e corpo, perché il buon risultato di una interpretazione non avviene soltanto attraverso lo studio mentale e teorico o soltanto pratico di esercizio quasi scollegato alla mente. Nel momento in cui si vuole arrivare ad un connubio tra mente e corpo, bisogna avere questo tipo di approccio quasi orientale, e per cui gli studi sulla gestualità hanno anche questo tipo di finalità. E anche poi, ecco, io ho curato l'espressione del mio corpo anche facendo delle collaborazioni con dei danzatori, quindi sia di musica indiana, ma attualmente anche con il danzatore italiano e coreografo Andrea Gallorosso, con il quale stiamo iniziando a pensare ad un progetto anche partecipativo col pubblico, studiando proprio come il corpo possa attirare ed evocare questo livello empatico di comunicazione tra la musica, la danza e lo spettatore. Quindi entrare in empatia, in sintonia attraverso la fusione non soltanto della musica ma anche con la danza. E questo ci porta in realtà all'ultima parte, perché prima abbiamo praticamente citati tutti, diciamo, i principali Charpentier,
Liszt, Sampatitelice, Charpentier, Scelsi e poi Putignana, e arriviamo al buon Davide Anzachi, che in realtà è il progetto Certo, che poi abbiamo ritorniamo. curato insieme. Sì, Ritorniamo in qualche maniera e sì, chiudiamo il cerchio. sì. Sì, infatti. Perché Davide Anzachi è una scrittura molto particolare, una scrittura che Sì. cambia anche molto nel tempo. Lui stesso nella propria biografia aveva detto appunto che era partito in un modo, era finito in un altro, adesso in un altro ancora. Adesso non so quanti anni ha, però ha abbastanza anni sulle spalle da aver veramente cavalcato sia le grandi avanguardie che i grandi sconvolgimenti di tutto il secondo, fondamentalmente tutto il secondo Novecento. Lui pochi giorni fa aveva postato proprio su Facebook delle foto che lo ritraevano di lui fisarmonicista, che non aveva ancora Sì. iniziato a studiare come un professionista. Delle foto molto belle, peraltro, per certi aspetti commoventi, che rievocavano la sua giovinezza di studente, e quindi veramente ha attraversato l'intera seconda metà del Novecento, ha travalicato il Novecento stesso e ancora sta scrivendo e ancora sta evolvendo il proprio linguaggio. E il disco che abbiamo pubblicato, se non ricordo male, appunto porta circa 20-30 anni della produzione pianistica, Sì, quindi dagli sono anni più '70 fino degli anni al 70, 2016, più o meno 2000, all'ultimo. ecco, allora quasi 40 anni, neanche 30, Sì. 40 anni. E in questi 40 anni, tu prima hai citato Tinum, ma praticamente ogni composizione è un po' storia a sé per quanto Sì, riguarda gli stili in esattamente. cui lui si inserisce. Come interprete, ti sei approcciata a una tale polivalenza di linguaggi? Perché un conto uno si approccia a Bach, ok, tu puoi fare la fantasia in la minore piuttosto che il clavicembalo temperato, dove sono state scritte in periodi diversi, ma sempre di Bach si sta parlando. Nell'ambito di Sì. Anzaghi, invece, questa evoluzione è molto più ampia, i passi sono molto più ampi tra l'uno e l'altro. Non è come studiare a volte, come ogni volta che riapri una sua partitura, ripartire da come se fosse un compositore completamente nuovo. Perché a volte Allora, l'effetto è anche quello. questa impressione l'ho avuto con il primo brano, perché io ho conosciuto Anzaghi e ho iniziato a interpretare alcune opere che aveva scritto negli anni Ottanta. Diciamo che ho iniziato con gli intermezzi, che sono i due intermezzi sono stati scritti negli anni tra l'82 e l'84, dove inizia ad applicare questo codice pitagorico di cui parlavo prima. Quindi questo tessuto melodico molto intenso, con degli intervalli molto allargati, dove il fraseggio diventa rarefatto, però si interroga per rimanere in alcuni momenti sospesi. Anche lì, anche in Anzaghi, abbiamo una forte componente di ricerca sul suono, questi suoni velati, come Revan, che non ho io inciso, ma è un'altra composizione di Davide Anzaghi. Quindi sicuramente dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri c'è questo, quindi fino agli anni 2000, questo tipo di linguaggio molto denso, molto matematico, ma non per questo meno espressivo, ecco, di Davide Anzaghi. Ma l'opera che mi ha veramente un po', depistato quando l'ho approcciata per la prima volta, perché mi è sembrata veramente nuova rispetto al linguaggio di Davide Anzaghi a cui ero inizialmente abituata, è stata Ritrografia, che è quest'opera degli anni 70. Ho Sì. ripreso adesso Sì, la copertina. Ritrografia del 1971. Allora, vediamo, Ritrografia faccio vedere se riesco il retro, che sì. così abbiamo. Eccolo qua. Abbiamo, eccolo. Questa. Ecco Appunto, qua, abbiamo Ritrofia perfetto, del sì. 71, non è che 72. Infatti, sono opere che comunque saltano 71, poi si passa Sì. all'82 con i due Ma intermezzi, poi le varie composizioni sì, esoteriche. lo stesso Davide Anzaghi mi diceva, quasi non mi riconosco più in ritrografia, perché ha un tipo di linguaggio molto rarefatto, con dei suoni e delle vibrazioni, però poi alcuni momenti un po' più dove ritorna questa ricerca alla melodia allargata da questi intervalli che
che saltano da una parte all'altra, da una parte all'altra del registro. Però ecco, la scrittura di litografia veramente è a parte rispetto a quella degli intermezzi, o poi anche delle variazioni sul tema esoterico, che è una toccata, quindi è un tipo di scrittura un po' più classica, secondo me è quella più classica dei brani che ho presentato in questo cofanetto. Penso che quello che a me è Tinum è un brano molto molto, molto, molto virtuosistico, sì, sì, molto materico, sì. Anche molto cupo per certi aspetti, sì, 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 è molto cromatico, divide... sì, 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 sì. Il brano che forse a me è piaciuto di più è Il Rondò della Notte, l'ultimo brano. Sì. Perché Anzaghi nell'ultimo periodo sta avendo un recupero di un linguaggio un po' più, tra virgolette, melodico, lo dice lui stesso, perché forse sta tonale, più che melodico. Tonale, ecco, più tonale. Che melodico, sì, diciamo tonale, quindi c'è più la ricerca del melodico che non... Sì, del melodico tonale, però secondo me anche c'è la componente melodica sognante, un po' romantica. E poi questa... C'era anche nella chitarra, nel monografico, sì, che abbiamo fatto di Leopoldo Saracino, sì, che racchiude appunto i lavori di chitarra, e anche lì peraltro vale la stessa impressione, anche se sono brani scritti in un minor torno di tempo, è molto più stretto. Quindi è meno violento il passaggio, cioè uno inizia con litografia, per come siamo abituati noi, che appunto magari iniziamo con un concerto per pianoforte di Mozart, che sia il 15 e poi il 26, sì, però è sempre Mozart, è sempre quel linguaggio, invece litografia del 71 e arriva a Rondò della Notte, è un bello schiaffo dal punto di vista proprio del salto, sì, quasi che oggi come editore quasi mi pento di non aver proposto una marcia al contrario, cioè essere partiti da Rondò della Notte e aver finito con litografia, che secondo me è anche più interessante, perché a poco a poco si capisce la radice da cui uno è arrivato. Invece in questo caso è spiazzante, uno che parte con litografia è spiazzato dal punto di vista. Sì, ma io credo che questo tipo di evoluzione è collegato un po' alla ricerca del compositore stesso, nel senso che essendo un po' un'opera giovanile litografia, sentiamo proprio le linee e le i temi in cui si stava evolvendo il linguaggio musicale colto in quel periodo, negli anni 70, in cui si stava dando proprio risalto a questa ricerca sulla timbrica. Poi avviene invece il salto successivo di Anzaghi, che vuole riproporre qualcosa di un po' più matematico, per cui però mantenendo sempre un legame quasi con gli episodi romantici di Brahms, degli intermezzi di Brahms, ma nel titolo, perché poi effettivamente nel linguaggio il linguaggio è completamente diverso rispetto a Brahms, ma lo richiama nella formula del titolo, quindi lo evoca. E poi abbiamo invece le variazioni esoteriche, che sono anche molto geometriche, quasi un tripartite, con una esposizione, uno sviluppo e poi un ritorno finale, questo tema che viene riproposto inizialmente sotto forma di toccata con due, con un'unica melodia che si alterna tra la mano destra e la mano sinistra, poi arriva ad essere molto densa e accordale nella parte finale. Di Tinum abbiamo già parlato, e poi c'è questo altro brano Sonora del 2014, è un brano molto particolare. Molto particolare, anche qui abbiamo l'utilizzo del codice pitagorico per quanto riguarda gli intervalli, quindi ci sono dei parecchi salti a livello tecnico, e in più c'è l'utilizzo anche di alcuni strumenti a percussione a parte rispetto quindi il pianista deve anche suonare in alcuni momenti delle piccole percussioni, e questa è una caratteristica anche di Sonora ma anche di Rondò. Qui abbiamo questi ultimi due brani in cui Anzaghi si apre anche alla sperimentazione di piccoli strumenti a percussione nella scrittura pianistica stessa. E poi soprattutto con Rondò della Notte, che dell'ultimo periodo, è quasi come il compositore volesse ritornare un po' agli albori della, appunto, come dicevi tu, del ritorno del tonale, del melodico, non è che la ricerca si ferma, ma ritorna su di sé per poi magari dispiegarsi in altro, perché comunque Anzaghi continua a essere attivo, quindi dobbiamo aspettarci qualcosa di nuovo.
Assolutamente, assolutamente. In questo senso è quasi verdiano da questo Sì. punto di vista. No, beh, in realtà lui fa una cosa, lo fa ovviamente poi con una carriera alle spalle. Molti dei compositori contemporanei con cui lavoro, penso a Guglielmo Martinez, che è un autore completamente atonale in realtà di una ventina d'anni, ma anche penso a David Fontanesi, altri compositori, tu prima hai citato Roberto Piana, è come se loro invece facessero un'operazione diversa. Anzaghi Sì. recupera quel melodismo, non la melodia, però preferirei parlare forse di melodismo. Melodismo, sì, Di giusto. melodismo la trovo più Sì. Sì. calzante, perché melodia è anche fuorviante, poi uno mette sul rondo Sì. della notte, la melodia non ce l'ha nell'idea che ha lui, che ha la persona comune di melodia. Quindi recupero di questo melodismo, però con tutto il background sulle spalle, quindi non rinnega ritografia in Rondò della No, Notte. assolutamente. Però ci stupisce anche lui stesso quando la riascolta, Sì, perché mi forse dice quasi perché non è mi una ricordo. cosa, infatti quasi non mi riconosco, però qua perché a poco continua ad aggiungere questa ricerca, Sì. questa evoluzione, mentre molti compositori si ricollegano direttamente a una serie di tradizioni del passato, c'è cioè chi si ricollega a Stravinsky, chi si ricollega a Shostakovich, chi si ricollega agli anni 30, chi si rifà alla dodecafonia pura ed eliminando tutto ciò che è stato fatto da Boulez e Varese negli anni 50 e 60. Quindi sono veramente tantissimi approcci, ecco perché all'inizio parlavo di linguaggi della musica Sì, colta, non solo di linguaggi della musica contemporanea, perché sono totale. talmente tante. Che poi uno può dire il linguaggio tonale contemporaneo mi fa schifo perché io, oppure no, il linguaggio sto qua mi fa schifo. Questi poi sono partiti politici su cui, musicali Sì. su cui, che trovo mediamente vuoti. La musica dovrebbe avere e ha un valore in sé per sé, come tutte le arti, e la ricerca scientifica dovrebbe avere un valore in sé per sé, come tutte le scienze. Quindi quello non entro nella polemica e non mi interessa peraltro. Però è molto interessante vedere come ognuno, per la volontà di continuare il percorso musicale del Novecento, che è un po' deragliato, lo ammettiamo, sotto alcuni punti di vista, ognuno abbia trovato un individualismo all'interno della propria ricerca. È interessantissimo, secondo me. Ed è un Sì. discorso che potremmo anche approfondire in un prossimo incontro, che siamo arrivati a 1:40, credo che i nostri ascoltatori Vero. anche siano abbastanza provati. Abbiamo parlato è come se avessimo fatto un film drammatico americano medio. Quindi, scusate, sono appassionato di cinema, quindi permettetemi questi voli pindarici. E in realtà era più o meno era tutto quello che ti volevo chiedere, non credo di aver dimenticato niente. Ti ho chiesto anche più di quello che ti volevo chiedere in realtà, che Ah, avevo nella mia connessione, ok. nella mente. Però, se per caso non ho toccato qualcosa, adesso che siamo nelle ultime battute, se non ho toccato qualcosa o vuoi aggiungere tu, assolutamente liberissima, prego. No, credo che abbiamo toccato più o meno tutti gli argomenti. Ecco, la cosa a cui vorrei sottolineare è di non avere paura di ascoltare la musica contemporanea, anzi di incuriosirsi e di avere questo tipo di approccio tridimensionale, quindi di astrarsi e cercare di, come dire, alimentare l'immaginazione che in questo momento forse è la cosa che più ci spaventa e invece dovremmo immaginare di più per andare avanti, quindi non tornare indietro in retroutopia, ma andare avanti in utopia. Quindi questo è il messaggio che vorrei Guarda, lasciare. potrebbe essere molto utile in futuro creare una piccola rubrica di Sì, mi qualche piace, questo puntata, sarebbe una interessante una cosa perché interessante in cui mettiamo un po' sì. a confronto quelle che sono le esperienze della musica contemporanea fatta di ricerca, fatta per fare Sì. musica, e le esperienze della musica contemporanea invece quelle che giudicheremmo vuote e io invece giudico cazzare. Quindi potrebbe essere interessante poter fornire, perché come nella scienza il metodo scientifico si basa sulle fonti, si basa una volta una diceva nome, cognome, nome della pubblicazione, data e dove è stata pubblicata. Così funziona la scienza, così dovrebbe poter funzionare anche la musica, secondo me, Esatto. almeno non Ma sempre. E sì, quindi io poter ecco volevo fornire quel metodo sì. scientifico di fruizione,
che uno può avere, che poi può anche esatto. applicare retroattivamente a Clementi, a Donizetti, a Haydn. Esatto, esatto. Perché come diceva Bessler, ogni epoca ha una dimensione di ascolto diverso. Quindi, vabbè, questo apriamo un altro capitolo che se mi metto a parlare adesso, no, non ti voglio sì. tenere troppo. Quello, però quello, finiamo semplicemente parecchie cosine da dire. Sì, appunto, perché poi ogni epoca richiama un tipo di ascolto diverso. Però, insomma, il messaggio che vogliamo mandare sicuramente oggi è quello di aprirsi alla contemporanea, di non avere paura magari di parlarne. Ecco, io volevo sottolineare, quando parlavo di musica colta, cioè nel senso che mi sono interprete di musica colta, ma non perché lo voglio mettere su un piano superiore rispetto agli altri generi. Io sono un'altra, piace moltissimo la contaminazione dei generi, per cui ascolto di tutto. Quindi quello che dicevi tu, magari mettere anche a confronto diversi generi, diversi linguaggi, diversi approcci. Non mettere a confronto diversi generi, rimanere nell'alveo della musica eventualmente d'avanguardia. Sì, per diversi approcci. Esatto, i vari approcci e andare a commentarli, quello che è un approccio sì. nelle diverse tipologie e mostrare quando, per esempio, un approccio non ha veramente senso, che è fatto proprio per anche a volte come prese in giro del pubblico e quando queste prese in giro sono delle prese in giro volutamente ironiche e quando invece sono purtroppo delle prese in giro molto seriose. Io mi ricordo un'esperienza che magari racconterò se faremo questa rubrica, di un tizio che fece volare 12 libri all'interno di una cordiera e disse: ecco, questa è la mia composizione dodecafonica. Vabbè, 4:33 di John Cage già dice tutto. Sì, lui si diceva essere un suo allievo, peraltro, però per eleganza non faccio il nome, però ecco, è ovvio che in momento di pandemia. In momento di pandemia, dove si stanno cercando delle soluzioni per riaprire i teatri, per fare musica, io invito gli ascoltatori ad andare a cercare di Stockhausen il brano per quartetto di elicotteri. Ah, lo conosco. Vedrete come si può fare musica erano a distanza. Erano quattro archi messi su quattro elicotteri. Su quattro elicotteri. Sì, bellissimo. C'è un video su YouTube, lo potete trovare. Sì, ci sono diversi video. Infatti sono in questi giorni, perché stavo cercando delle formule alternative adesso di come poter, come potrà sopravvivere l'arte. Si spera, insomma, in questo vaccino. Vabbè, comunque non voglio prendere questo argomento. Però un consiglio Le fughe vocali di Rim, dove le mettiamo? Sì. Per questo abbiamo lanciato dei semini, come dico io, abbiamo lanciato dei semini. Però dei video nella musica contemporanea potrebbe essere interessante farli, magari anche selezionandoli, li potrei selezionare io e poi proporveli e vedere quali sono le reazioni in base a quelli che sono i vari artisti contemporanei. È una delle idee, magari si potrà sviluppare in futuro, potrebbe essere molto interessante, anche perché alla musica in una qualche maniera si deve sviluppare, non potrà essere sempre io e l'artista che parliamo. Oggi abbiamo introdotto, grazie ai potenti, si fa per dire, mezzi che mette a disposizione StreamYard, siamo riusciti a far vedere delle immagini, ho scoperto in realtà io come farlo. Magari l'abbiamo fatto interattivo. L'abbiamo fatto un po' più interattivo. Adesso magari dalla prossima volta riesco a giostrarmi anche un po' meglio e a evitare di toglierti il canale quando sto passando da una schermo all'altro, però a parte questo va bene. E io guarda, sono io ho finito, nel senso bene, grazie che siamo in battuta di arresto, vi ringrazio per aver seguito fino a qua, 1:46, grazie a tutti, infatti è stato lunghissimo. Ti avevo detto che sarebbe stata abbastanza lunga, poi una cosa tira l'altra, è una chiacchierata quella che stiamo facendo ed è fatta per insomma, divulgazione musicale, né più né meno, divulgazione culturale e musicale. E grazie per aver dato uno spiraglio alla musica contemporanea soprattutto. No, ma io do spiraglio a tutti. Grazie. Non c'è nessuna volontà di censura da parte mia, proprio da parte mia sarebbe assolutamente insensato, perché mi conosce sa quanto sia onnivoro. Però appunto mi sento veramente di ringraziare, ho visto che ci hanno seguito in molti, siete anche intervenuti, ringrazio anche loro che hanno posto delle domande, sono state estremamente interessanti, sono stati ulteriori spunti di riflessione. Io aspetto da Giusy Caruso quando
ovviamente quando potrai, senza problemi, una sorta di bibliografia tecnica da poter inserire Sì. nell'info box. Io vi direi anche, ragazzi, che vi metto l'elenco degli ascolti, ma ci ho provato l'altra volta, è veramente infame, non fatemelo fare. Prendete appunti, che sia piuttosto, però, oppure ce lo chiedete in privato, ma mettermi a fare una cosa ragionata diventa veramente No, impossibile, no, perché no, in no. un'ora e 40, quasi 2 ore di conversazione, è impossibile citare tutto. Quando invece, se farò dei video proprio esplicativi di divulgazione musicale, magari dove parlo, mi concentro, in quel caso metterò tutte le fonti, come giusto che sia, se mai li farò, nell'info box in basso. Però, ragazzi, vi ringrazio tantissimo che ci avete seguito sino a qua. Ringrazio la mia ospite Giusy, che è stata carinissima, gentilissima essere stata con noi, aver condiviso anche le sue ricerche, Piacere, ragazzi. come PhD, quindi come professoressa ormai, come ricercatrice nell'ambito della musica d'avanguardia e musica contemporanea. Noi ci vediamo molto probabilmente settimana prossima. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube. Questo video è andato in contemporanea su Facebook, su YouTube. Su Facebook però verrà tolto dopo questa diretta, era semplicemente una diretta, mentre rimarrà e potete continuare a fruirne e comunque continuare a vederlo e recuperarlo attraverso il canale YouTube. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, vi voglio un sacco di bene e tanti auguri in questo frangente un Questo po' momento. particolare della storia dell'umanità, in cui siamo diventati tutti noi, volenti o nolenti, parte della storia, siamo entrati nei libri di storia. Chissà che magari Giusy si farà tra una decina d'anni, quando questo evento sarà storicizzato, si faranno delle composizioni. Secondo me, sicuramente qualcuno si Sì. farà delle composizioni. Sì. Già ci stanno iniziando a fare documentari, e questo già la dice lunga. Quindi, sicuramente si scriverà qualcosa ispirato a Beh, questo periodo. sì, Sono credo quasi che certo. anzi, dobbiamo, gli artisti devono mettersi proprio in questa proiezione di creare qualcosa in più in questo momento particolare. Sì, ma anche a posteriori, come quando si facevano, Sì. penso chi ha scritto le sinfonie dedicate ai bombardamenti di Hiroshima, chi ha fatto le sinfonie dedicate ad Darmstadt, alla Seconda Guerra Mondiale, alla guerra in Vietnam, guerra di Corea, tutti i grandi eventi catastrofici, grandi, tra virgolette, eventi catastrofici, di cui l'uomo è stato protagonista, volente o nolente. Comunque sono stati tutti storicizzati nell'arte, quindi molto probabilmente Sì. immagino che anche questo prima o poi entrerà a far parte della narrazione artistica, del futuro. Bene. Nell'attesa che questo arrivi, perché significherebbe scampato pericolo, ci riaggiorniamo. Io spero di averti ancora ospite. Quando Beh, riusciremo a volentieri. sentire, mi piacerebbe averti. Tra gli ospiti delle prossime rubriche, appunto, dedicate a queste video reaction, vediamo se riesco a farle e come farle. E nel Ok. frattempo, ragazzi, ci vediamo settimana prossima. Io vi Bene, ringrazio ancora di grazie. essere stati con noi, 1 ora e 50 giusti, e vi saluto tra 3, 2, 1 e Uno, ciao! ciao.